Amici di Motorbox, l'estate sta finendo, ma cercherò di prolungarla un pochino in più grazie alla presentazione internazionale della nuova Mazda MX-5 2019, qui su una delle strade più belle al mondo, la Transvaga, Transvagarasan, Trans in Romania. La Transvagarasan è una di quelle strade veramente eccezionali, 151 km di curve, pendenze, tornanti, viadotti. Si estende nella Transilvania, precisamente sulla catena dei Carpazi, quindi abbiamo queste catene montuose, questa vegetazione che cambia veramente il paesaggio da nord a sud. Passiamo da un paesaggio arido, quasi desertico lunare, per arrivare a ricche vallate verdi di vegetazione. Una strada davvero perfetta per provare la Mazda MX-5, la Spider più venduta al mondo dall'89 ad oggi, 4 generazioni che hanno fatto davvero innamorare diverse generazioni, scusate la ripetizione, di appassionati dei motori. La ricetta è semplice: trazione posteriore, motore anteriore aspirato, nelle versioni più potenti differenziale autobloccante e, consigliatissimo, il cambio manuale. Davvero una libidine per condurre questo tipo di vettura, che ha il baricentro molto basso e che fa della leggerezza il suo vero punto di forza. Ma nella versione 2019 finalmente alziamo davvero l'asticella, perché è sotto pelle il grande cambiamento. Vi parlerò della motorizzazione da 2 litri, quella che sto guidando adesso e quella che ha ricevuto il maggior upgrade tecnico. Passiamo dai 160 cavalli della versione precedente ND a 184, quindi 24 cavalli in più, che credetemi si sentono davvero. E questi 184 cavalli li ritroviamo a 7000 giri minuto, ma il limitatore rispetto al passato è stato alzato da 6800 giri minuto a ben 7500, quindi diciamo il principale difetto che si imputava al motore precedente, quello di girare più in basso rispetto all'NC e rispetto al 1500 più piccolo, adesso chiaramente non si può più imputare questo difetto, perché il 2 litri gira in alto, la coppia aumentata di 5 Nm passa da 200 a 205 Nm al medesimo regime rispetto al passato, quindi ai 4000 giri, un motore aspirato davvero lineare, oltre i 4000 giri siamo quasi alla libidine, perché non ci serve questo exploit di potenza per divertirci con la Mazda MX-5, grazie al suo bilanciamento perfetto dei pesi, 50 all'anteriore e 50 al posteriore, e come dicevo in precedenza nella versione da 2 litri un differenziale rigorosamente autobloccante meccanico, ci fa godere davvero nei cambi di traiettoria e nella percorrenza ad alte velocità di questi bellissimi tornanti. Una vettura che alza l'asticella, come dicevo, perché i numeri parlano chiaro. Lo scatto da 0 a 100 viene coperto ora in 6,5 secondi e la velocità massima è di 219 km orari. Ora il feedback sul pedale dell'acceleratore è più diretto, siamo più in simbiosi con la vettura. Questo grazie alla maggior portata d'aria in aspirazione e una maggiore quindi potenza in accelerazione. Abbiamo perdite allo scarico ridotte e quindi un'accelerazione più uniforme e lineare, e la massa inerziale attriti ridotti per una maggiore efficienza e risposta di tutto il motore. Anche la combustione è stata migliorata, quindi abbiamo una maggior coppia e paradossalmente i consumi si sono ridotti, visto che questa vettura è già omologata Euro 6 di Temp con un anno in anticipo. Ma come facciamo a riconoscere la nuova Mazda MX-5 2019 rispetto al passato? Beh, esteticamente è cambiato davvero poco. Possiamo ora avere la versione con soft top, quindi la ND, con la capote morbida in colore marrone, oppure avere i cerchi in lega da 16 o 17 pollici in una tonalità più scura, ovvero il black metal. Per quanto concerne invece gli interni, ora finalmente, dopo 4 generazioni e tante critiche da parte
della stampa e degli stessi proprietari, il volante è veramente, finalmente, lo ribadisco, regolabile in profondità, quindi anche chi è più alto di statura ora potrà godere di questa vettura estremamente facile, intuitiva e sportiva. La Mazda MX-5 2019 è anche la Miata più sicura di sempre grazie al pacchetto iActive Sense, che comprende la frenata d'emergenza automatica con riconoscimento pedone. Abbiamo il mantenimento in carreggiata grazie a un segnale acustico, quindi se dovessimo involontariamente superare la linea continua senza mettere l'indicatore di direzione, abbiamo il segnale acustico che ci avverte di questo nostro azzardo. Abbiamo la retrocamera integrata nel nostro schermo digitale che domina la plancia. Abbiamo anche la frenata d'emergenza con riconoscimento ostacolo in retromarcia. In più abbiamo la possibilità di lettura dei segnali stradali che vengono riprodotti sulle cockpit del cruscotto stesso. Finalmente anche il sistema di infotainment viene migliorato ed è ora compatibile con i protocolli Apple CarPlay e Android Auto. Come si guida la MX-5? Semplicemente fantastico, da Dio! Non vi metterà mai in difficoltà, replica fedelmente, passo dopo passo, quello che voi volete ottenere da lei, quello che impostate in traiettoria di curva. Non serve andare fortissimo, grazie al cambio manuale che è davvero un bisturi talmente preciso nelle cambiate di marcia. Ah, vi divertirete veramente tantissimo, vi sembrerà di averla sempre guidata come se foste sempre stati dei compagni fedeli. È una di quelle vetture sportive senza ombra di dubbio, ma veramente facili da guidare, non vi metterà mai in crisi e vi farà divertire sempre e comunque molto. Infine arriviamo al prezzo. Quanto costa la nuova Mazda MX-5 2019? Beh, il prezzo per la 1500 in allestimento Exceed costa 27.850 euro, carrozzeria ND, quindi con il soft top. Per il 2 litri invece passiamo a 31.500 euro con l'allestimento Sport. Per avere la RF, quindi con il tettino rigido retrattile e una silhouette da vera coupé, bisogna aggiungere 2.500 euro rispetto al motore e allestimento scelto. E allora ditemi cosa ne pensate della nuova Miata. Vi ha davvero convinto? Può essere lei la migliore di sempre? Fatemelo sapere qua sotto ai commenti di questo video. Andate sul sito motorbox.com per leggere la prova completa di questa bellissima giornata su una delle strade davvero più belle che abbia mai percorso. Non dimenticate di seguirci anche su tutti i nostri canali social, Facebook, Twitter e ovviamente Instagram. Io vi saluto, alla prossima prova, un grande saluto. Ciao!